balletto mi ha divertito, moscerino. Ma il tempo è scaduto! Balletto con te? Sì, come no. Io... Ehi, lì c'è un topo gigante! Dove? Sono affamato, dove? Forse non è il momento migliore per dirlo, signorina Crowling, ma mi è piaciuta molto la parte del libro. Meno chiacchiere, più aiuto! Siamo in guai seri! Il libro! Devi prendere il libro! Scherza, vuole vendermi il suo libro adesso? No, Ben, intende il libro! Dopo, quando non sarò impegnato! Io sono invincibile, ragazzino! Davvero? Perché qui c'è un sipario pronto a cadere su di me! E così il nostro tempo insieme si conclude adesso. Quando avrò chiuso con te, misera pulce, userò il potere di questo antico grimorio per costringere ogni creatura vivente sul pianeta Terra a strisciare di terrore ai miei piedi! Un secondo, ti consiglio di pensare bene al tuo piano sulla conquista del mondo. A molti non piacciono i serpenti e... Stai tergiversando. Tu dici? Sì. Sicuro, sicuro? Certo! Mi hai scoperto! Cosa? Intendevi chi oppure che? La grammatica è tosta, in ogni caso sono diamante. Il tuo potere di trasformazione non può competere con la mia magia. Puoi scherzare, io no! Di nuovo! È la prima volta che apprezzo i libri. Non puoi sconfiggermi. Sei solamente un cristallo fragile sul punto di frantumarti. Ti è fragile! Ben, l'hai preso il libro? Lei ha scritto il libro, tu adori il libro, ma che c'entra il libro? È la fonte del suo potere, zucca quadrata. Non è poi così quadrata. I giochi finiscono qui, ragazzi. Nunc ego sum in colubrum. Sempre non est in colubrum. Ferme, penso che il libro sia la fonte del suo potere. E adesso chiuderò questo capitolo. Ma era una battuta. Il mio grimorio! Ridammelo! Spiacente, ma il libro è fuori catalogo. Questa era una battuta. Leggere è fondamentale. Lispus oven victo anamisus! Tanto non finisce qui, ragazzini! Cielo, l'avete visto anche voi? La forza della parola scritta. Oh, a proposito, devo prendere le ragazze del grimorio. Scusi, potrebbe autografarmelo per un amico? Sì, qual è il suo nome? Ben. Non fraintenda.